un sogno proibito. Pensare e capire assieme all'orchestra. Sapere cosa diamine pensano i professori d'orchestra mentre stanno suonando. Assurdo andare a chiederglielo, ma qualche volta ne viene la tentazione. Ci proviamo. Qui stiamo ascoltando una prova di gruppo in una serenata di Wolf-Ferrari. Presenta particolari problemi questa musica? No, tecnicamente no, c'è solo un problema di espressione di musica e seguire il direttore d'orchestra. Richiede una grande concentrazione suonare questa musica di tipo dolce. Sì, la concentrazione di ascoltarsi e di guardare soprattutto in questo caso la direttrice. Questa orchestra è diretta molto spesso da direttrici d'orchestra. È molto diverso un direttrice uomo o una direttrice donna da seguire? E certo, in ogni caso l'approccio che può dare un uomo ad una donna può essere diverso. Comunque, diciamo che può esserci una cosa come il gesto che fa, può essere più duro quello di un uomo o di una donna. Comunque, insomma, siamo... Porta un'altra mentalità. Eh sì, anche perché forse non è ancora molto diffusa questo fatto qui delle donne sul podio a dirigere, quindi può essere questo anche il fatto, questo diverso approccio che viene a crearsi per l'orchestra direttore, perché non siamo ancora abituati tanto a vedere le donne sul podio. Adesso sentiamo una cosa ancora più temeraria. Andiamo a chiedere il pensiero della direttrice direttamente. Si può pensare ad altro mentre si dirige? No. Ecco, allora pensando proprio alla musica che sta dirigendo in questo momento, chi è per un direttore d'orchestra oggi il giovane Wolf-Ferrari che da ragazzo scriveva questa serenata? Non ho capito la domanda, sto pensando solo alla musica. Allora Wolf-Ferrari è quella a cui il direttore in questo momento sta pensando. E questa musica è un'identificazione con la musica. Noi tentiamo follemente la distrazione, ma sono come risucchiati da questa esperienza totalizzante. Bisogna studiare molto per suonare in orchestra? E bisogna studiare molte ore, intanto tante prove insieme, quindi almeno 5 ore al giorno. E poi a casa naturalmente bisogna guardarsi ancora i passi e essere pronti per il programma successivo. Quindi per suonare bene non è che in orchestra ci si rilassi? No, proprio no, al contrario di quello che si pensa. Adesso abbiamo un caso raro quanto quella di un direttore donna. Abbiamo la presidente della cooperativa e quest'orchestra che è anch'essa donna. Si riescono a tenere le preoccupazioni presidenziali e quelle musicali insieme? È molto difficile, si sommano e quindi le cose diventano senz'altro molto più complesse, però si può riuscire, sì. Qui ci riusciamo? Io dico di sì. Benissimo. Adesso se io faccio parlare il contrabbassista manca tutto il sostegno, però ci provo lo stesso. È importante il ruolo del contrabbasso naturalmente in un'orchestra d'archi, perché è come se spingesse tutti gli altri. In questo momento questa è un'orchestra non solo d'archi, ma sta proprio facendo una prova di una serenata per archi. Conta conoscersi in un'orchestra? Ha un senso un rapporto umano mentre si lavora tutto assieme? Fino a che punto?
è una delle cose più importanti che si devono ottenere frequentandosi durante il lavoro. Dà un assieme psicologico, un significato psicologico a quello che si fa, non solo così meccanicamente ritmico, ma... E passa a chi ascolta? Sì, sì, è la cosa che senz'altro fa, passa e fa anche magari lasciar perdonare parecchi piccoli errori tecnici, è la cosa più importante. Ma vorrei sapere, un'orchestra di persone un gruppo numeroso ma non come un'orchestra sinfonica ha un suo modo particolare di suonare, di intendersi? Direi di sì, perché assomiglia molto di più a un complesso piccolo da camera, quartetto, per cui è necessario che ci si conosca tutti e che si sappia come suonare insieme. Voi vi guardate, vi ascoltate? Molto spesso, perché è proprio la caratteristica di un complesso da camera come il nostro, di proprio di guardarsi e di fare musica insieme in questo modo. Facciamo adesso almeno la fine di questo, come sta scritta, senza nessun arco in meno.